Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. In apertura ci occupiamo di cronaca, potrebbero essere una svolta le indagini per l'omicidio di Gorizia Coppola, la donna di 44 anni di nocera inferiore che si prostituiva nei pressi del mercato ortofrutticolo di Pagani. Fermati due giovani di 22 e 18 anni. Sono stati bloccati nella tarda serata di ieri due giovani incensurati di Pagani di 22 e 18 anni. Secondo gli investigatori, potrebbero essere stati loro ad uccidere nella notte tra lunedì e martedì Gorizia Coppola, la prostituta 44enne di Nocera Inferiore nei pressi del mercato ortofrutticolo di Pagani. I giovani sono arrivati intorno alle 2 presso il comando del reparto territoriale di Nocera Inferiore ed hanno lasciato l'edificio alle 6 di questa mattina. Da quanto emerso dalle prime indiscrezioni, pare che a far scoppiare la tragedia sia stata una lite per la prestazione sessuale. I due giovani, verso l'una di notte di martedì scorso, avrebbero avvicinato Gorizia per chiedere una prestazione. La donna si sarebbe sporta nell'auto condotta dal 22enne. Qui sarebbe partita una sorta di contrattazione, poi degenerata in tragedia. I due avrebbero provato a spaventarla pensando di metterle paura. Poi sarebbe partito il colpo al petto, risultato fatale per la 44enne, nonostante il trasferimento in ospedale. Ancora da chiarire esattamente il perché si sia passati dalla minaccia alla coltellata e quindi se da parte del giovane ci fosse l'intenzione di ucciderla. I due ragazzi messi sotto torchio durante l'interrogatorio di questa notte avrebbero alla fine anche ammesso le loro responsabilità, indicando ai militari il luogo in cui era stata gettata l'arma del delitto. Il coltello impugnato lunedì notte dall'assassino della prostituta sarebbe stato poi ritrovato dai carabinieri nella zona di Piazza Sant'Anna a Pagani. Sarà analizzato dagli uomini della scientifica di Nocera per consentire di acquisire nuovi elementi di riscontro rispetto a quanto è stato già ricostruito. Il lavoro della scientifica, che ha controllato minuziosamente le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo del delitto, hanno dunque consentito di sequestrare il veicolo guidato dai due giovani ed identificarli. Ora i due ragazzi sono in stato di fermo. E restiamo nell'agro. Blitz delle fiamme gialle di Nocera Inferiore all'interno di un garage situato nel comune di Pagani, dove una donna nascondeva prodotti con marchi contraffatti privi dei requisiti di sicurezza. I militari sono riusciti a risalire alla sua identità dopo aver monitorato la pagina di un noto social media attraverso cui veniva effettuata una vera e propria attività di vendita su vasta scala di prodotti di vario genere. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati 2.390 articoli non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, di cui 20 recanti marchi contraffatti. La donna invece è stata denunciata per contraffazione, frode in commercio e segnalata alla competente Camera di Commercio per l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie. Ora ci spostiamo a Salerno, dibattito aperto sulla movida che sta attraversando un momento di oggettiva difficoltà. I rilievi critici mossi da associazioni e consiglieri comunali d'opposizione risponde con fermezza l'assessore Dario Loffredo. Una presa di coscienza di uno stato di fatto assai triste, che non si imputa a nessuno in maniera particolare, ma che di fatto sta creando disagi e problemi all'economia salernitana. Una veglia funebre per la Movida, l'iniziativa lanciata dall'associazione Soluzione, che, al riparo da pericolose e banali strumentalizzazioni, prova ad accendere i riflettori su una situazione che rischia di degenerare. Siamo al fianco e a disposizione dell'amministrazione comunale e degli operatori del settore per rilanciare la Movida Salernitana, scrive il presidente dell'associazione Fabiano Farina. La speranza è che dalle ceneri della vecchia Movida, quella che per tante ragioni, anche fisiologiche, sta pian piano scomparendo, nasca qualcosa di ancora più bello, culturale e soprattutto divertente. Da tempo il problema è attenzionato dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessore Dario Loffredo. Le condizioni della Movida sono quelli che da tecnico del settore, quale sono stato, voglio dire, non lo nego, abbiamo risentito innanzitutto di un evento ciclico che è naturale, perché antecedente al 93-94 la Movida non era a Salerno, ma la Movida era a Cava dei Tirreni. Dopo il 94, con l'intuizione della liberalizzazione delle licenze della legge Bersani, che tutti quanti voi riconoscerete, De Luca ebbe l'intuizione di creare la Movida via Roma, i primi locali e tanto altro.
da qui a nascere il Vittoria, a nascere i locali che facevano la musica dal vivo. Chiaro è che abbiamo risentito della mancanza di parcheggi, perché nel momento della mancanza dei parcheggi abbiamo permesso a delle realtà vicine, gli amici di Nocera, gli amici di Cava, di organizzarsi, di non trovare più la città, voglio dire, dei punti di ritrovo nella città. Però devo dire che da questo punto di vista noi dobbiamo lavorare, stiamo individuando delle zone di parcheggio, come la zona vicino al Genio Civile, come saranno i lavori di Piazza della Libertà procedono spediti. Quindi non dobbiamo piangerci addosso, ma dobbiamo costruire. Però voglio segnalare una cosa, perché mi piace partire da fatti concreti, che innanzitutto lo scorso weekend e gli weekend addietro Salerno è stata visitata da tantissime persone, perché non è che piangere su quello che abbiamo, facciamo ancora di più terrorismo psicologico per quanti ascoltano. Poi devo dire una cosa, tre settimane fa, ha aperto un ristorante d'eccellenza nella zona di Via Roma e ci apprestiamo la settimana prossima ad aprire sul lungomare cittadino un'altra struttura di uguale importanza. Quindi voglio dire, mi sembra che Salerno alla fine poi sia considerata comunque attraente da imprenditori, non solo salernitani, che vengono ad aprire in questa città. Quindi c'è molto da fare, c'è da lavorare, dei parcheggi ripartirà la movida, ma al chiacchiericcio sterile preferisco, voglio dire, alzarmi, rimboccarmi le maniche e lavorare e metterci la faccia. Il nuovo regolamento sui Deor potrebbe favorire anche l'attivazione di nuove zone della movida. Lei faceva riferimento al lungomare, la stessa spiaggia di Santa Teresa sta diventando un grande richiamo per i giovani, chissà perché no, che magari per quest'estate la movida si possa spostare sul lungomare. Io credo che la movida, se lei si ricorda, era prima si portava sul lungomare, si andava al lungomare, 20 anni fa tutti quanti andavamo sul lungomare, quindi la nascita di questa nuova struttura e altre piccole cose che sul lungomare potrebbe, ma del resto la visione del presidente De Luca è stata quella, era quella di aprire e di continuare da lungomare verso Piazza della Libertà e verso il Crescent. C'è chi non ha visto nella sua visione, lui l'ha vista tanti anni fa, è una, voglio dire, ha visto quello che gli altri non vedono e stiamo vedendo oro. Oramai la movida di Salerno è morta, un'altra vittima di questa amministrazione. Con queste parole il consigliere di Giovani Salernitani Dante Santoro pone l'accento sulla movida salernitana che vive non poche difficoltà nell'ultimo periodo. Una città di movida non può non avere uno straccio di parcheggio nel giro di chilometri. Se lo trovi lo paghi a peso d'oro, attacca Santoro. Non può non avere controlli e servizi adeguati, non può non avere musica. Poi gira una serie di proposte all'amministrazione comunale. Un piano parcheggi serio e concreto, riduzione dei costi dei parcheggi, navette pullman in orari serali, pattuglie della polizia municipale fino alle 2 di notte per dissuadere sosta selvaggia in civiltà, musica almeno fino all'1 nel weekend, rispettando i decibel e tutte le normative vigenti. Blitz della Guardia di Finanza in un discount di Vallo della Lucania. Nel corso della perquisizione sono stati trovati prodotti su cui non erano riportate le indicazioni minime previste dal codice del consumo, il cui commercio è vietato. Sono stati sottoposti a sequestro circa 150 pezzi per un valore di circa 2.000 euro. Nei confronti della titolare dell'esercizio commerciale, segnalata dall'autorità amministrativa competente, sono state emesse sanzioni fino a 25.000 euro. Il viadotto Gatto potrebbe essere interdetto ai veicoli a due ruote per motivi di sicurezza, è quanto emerso dalla riunione della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, svoltasi nella giornata di ieri, che all'ordine del giorno aveva il problema della viabilità legato alla strada che collega il porto di Salerno con l'autostrada e che è attraversata quotidianamente soprattutto da camion anche di grosse dimensioni. È lì infatti che sempre più spesso si verificano incidenti stradali che vedono coinvolti in particolare ciclomotori. Di qui la proposta del consigliere comunale Enrico Mazzeo di valutare una limitazione alla circolazione di moto e motorini che secondo lui dovrebbero percorrere l'Olivieri evitando di passare per il viadotto. La proposta è stata condivisa da tutti i membri della commissione. 9 giorni dedicati alla nautica con imbarcazioni di varie tipologie pronte per essere visitate e vendute. La presenza di aziende specializzate nell'offerta di servizi, arredi ed accessori di interesse per i diportisti. Questo ed altro da sabato al Marina d'Arecchi, dove andrà in scena il Salerno Boat Show. Vediamo.
Presentata stamattina presso il Porto Marina d'Arechi, il programma della seconda edizione di Salerno Boat Show, 9 giorni dedicati alla nautica con imbarcazioni di varie tipologie a mare e a terra, pronte per essere visitate, vendute ed acquistate, con la presenza di aziende specializzate nell'offerta di servizi, arredi ed accessori di interesse per i diportisti. 9 giorni arricchiti da dibattiti, iniziative, esperienze e intrattenimento, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare, i valori comportamentali ispirati alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche della costa di Salerno. In particolare è stata illustrata la nuova iniziativa finalizzata al lancio del brand MDA Tourism, un articolato progetto che si propone di mettere in campo una serie di azioni in grado di rafforzare la diffusione dell'offerta legata al territorio della provincia di Salerno e della Campania. È la seconda volta che facciamo una sorta di Marina d'Arechi a porte aperte, quindi il Salone Nautico è un'occasione per aprire il Marina d'Arechi a chiunque voglia visitarlo. Ovviamente ci sono più di 100 espositori del settore della nautica, più di 100 imbarcazioni esposte, siamo in fase di allestimento, e anche perché proprio vogliamo ragionare su come Marina d'Arechi può essere un motore di attrazione territoriale più forte. Noi ormai, girando e promuovendo Marina d'Arechi, la città di Salerno, la nostra costa, come diciamo motivo importante della nautica da diporto, finiamo sempre con proporre anche sui mercati internazionali Salerno, la città, la costiera, insomma tutte le nostre bellezze territoriali. E proprio da questo punto di vista stiamo ormai ragionando su un turismo che viene dal mare, che non riguarda soltanto Marina d'Arechi, né fulcro Marina d'Arechi, ma diventa un metodo per diffondere questa ricchezza che viene dal turismo nautico su tutta la provincia, su tutta la nostra città, su tutto il nostro territorio. Un interesse così particolare per questo settore, nonostante la crisi, la gente chiaramente insomma è interessata. Ma la passione dell'andare per mare è fortissima, è una passione quasi ancestrale, il modo più bello per passare il tempo libero, in famiglia, con gli amici, è sicuramente uno dei momenti in cui c'è questo incontro anche tra l'uomo e la natura, il mare, che è molto forte. E Marina d'Arechi ormai si presenta di fatto completato, abbiamo inaugurato appena altri 300 posti barca, quindi ci presentiamo all'estate questa che sta per cominciare con tutta la sua potenzialità di circa 1000 posti barca disponibili. E questo è un vantaggio chiaramente per chi viene qui da noi, che è un porto di altissimo comfort, di altissimo prestigio, ma appunto vogliamo partire da questa esperienza per fare di Marina d'Arechi un moltiplicatore delle opportunità di sviluppo per una zona molto più vasta che quella della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione, e su questo stiamo lavorando in maniera molto intensa. Presidente, allora questa è l'occasione anche per una, non una gita turistica, ma per un richiamo turistico per la città di Salerno, che rimane importante anche per i visitatori vedere soprattutto quello che presenterete nel secondo Boat Show. Ma sì, infatti, diciamo che, ripeto, al di là delle imbarcazioni, della nautica, che rimane il cuore della nostra attività ovviamente, proprio oggi e poi anche con l'inaugurazione presenteremo questa nostra nuova piccola pubblicazione che si chiama MDA Tourist, che di fatto è un'evoluzione del concetto di Marina, perché attraverso il Marina proponiamo proprio le bellezze straordinarie, incredibili che abbiamo nella nostra provincia, sia a nord che a sud, sia a mare che nell'entroterra. Quindi diventa un punto focale proprio per una promozione territoriale molto forte, non soltanto in Italia ma particolarmente sui mercati internazionali. Quale messaggio vuole dare a chi ci sta ascoltando in questo momento e che chiaramente ha la passione per il mare? Ma senza dubbio venite a Marina d'Arechi, perché il posto, per chi ama il mare, è più meraviglioso che si possa immaginare, questo è fuori di dubbio. Però anche nella consapevolezza che facendo crescere queste attività dirette e indirette diamo un contributo comunque alla crescita della nostra economia. Ancora mare, ci trasferiamo però nel Cilento, ad Agropoli, dove dopo un lungo e laborioso iter burocratico sono finalmente partiti i lavori al Lido Azzurro, promenade della capitale del Cilento. Hanno preso il via nel pomeriggio di ieri i lavori per il Lido Azzurro. Gli interventi dovrebbero garantire la definitiva risoluzione dei problemi che interessano la piccola baia posta ad est del centro storico e sorti nel 2014 dopo la realizzazione di una barriera a frangiflutti. Con queste opere si provvederà a realizzare 2 nuove aperture nella barriera già esistente. Un primo era già stato realizzato nel corso dell'estate scorsa. Inoltre verranno realizzati altrettanti pennelli perpendicolari alla costa. L'obiettivo è quello di limitare il fenomeno erosivo nella parte centrale della baia e soprattutto di favorire il riciclo dell'acqua, creando un effetto pompa idrovora che spinga fuori la posidonia dalla baia. Quest'ultima, da quando è stata realizzata la barriera, si è infatti arenata sul litorale, sprigionando durante la stagione estiva cattivi odori nell'aria e creando una sorta di effetto sabbia mobili che in alcuni casi addirittura ha messo in difficoltà i bagnanti.
Il costo dell'intervento è di circa 300.000 euro. Non si tratta dell'unica opera che interessa il litorale agropolese. Sono in corso, infatti, anche i lavori per la località Lungomare San Marco. Qui si sta provvedendo a riparare la barriera già esistente. Successivamente verrà trasportata della sabbia sul litorale al fine di accrescere la lunghezza del tratto sabbioso. L'eccellenza dei babà artigianali presentati dai migliori maestri pasticceri della Campania, pronti a sfidarsi nella preparazione di uno dei prodotti di punta della nostra arte pasticcera regionale. Si terrà questo fine settimana a Salerno, nel complesso San Giovanni di Dio Annunziata di via Porta Catena, la seconda edizione del concorso Re Babà, la manifestazione nata allo scopo di esaltare le tipicità e le grandi capacità dei nostri maestri artigiani. Spetterà ad una giuria severissima e qualificata di esperti e giornalisti giudicare la preparazione nel prodotto finito per incoronare nella serata finale i vincitori per la categoria Re Babà e per la categoria Innovazione, il primo dedicato al babà tradizionale ed il secondo al babà innovativo, ove la creatività dei maestri si esprime nei suoi livelli più elevati. Il premio Re Babà è organizzato dalla CLAI in collaborazione con il Consolato della Repubblica di Polonia. E ascoltiamo a tal proposito l'intervista al presidente provinciale della CLAI, Gianfranco Ferrigno. L'anno scorso, nella prima edizione, quest'anno avremo sia il babà innovativo, che è già un'esperienza passata, ma soprattutto quest'anno avremo la storia del babà, perché attraverso il consolato della Polonia in Italia abbiamo fatto arrivare le ricette originali e quindi nella nostra manifestazione sarà presente anche il babà polacco con la sua storia, la sua tradizione. Quindi diciamo che ampliamo un poco gli orizzonti rispetto allo scorso anno. Il babà nasce in Polonia in effetti e poi per una situazione fortuita arriva a Napoli, dove poi diventa uno dei prodotti leader della nostra pasticceria. Ci saranno 12 pasticceri che porteranno le loro creazioni sia come tradizione sia come innovazione e avremo una giuria con il maestro Tili, che è il campione nazionale del panettone a Milano. Un'occasione per scoprire qual è il migliore babà campano, ma un'occasione per i visitatori per assaggiare le diverse specialità. Sì, certo, ogni maestro porterà la sua creatività, diciamo la sua esperienza e la sua storia. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco con le altre notizie. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte del TG Oggi News. Parliamo di cultura. Hanno preso il via da scee dialoghi d'autore all'interno della sesta edizione dei Percorsi delle Eccellenze. Impegnati oggi gli alunni dei licei classico e scientifico nelle competizioni filosofiche. E Platone al centro della sesta edizione dei Percorsi delle Eccellenze, i dialoghi d'autore promossi da Achille e la Tartaruga, una strategia che vede al fianco dell'Associazione Culturale la Società Filosofica Italiana e la Cattedra di Filosofia Antica dell'Università degli Studi di Salerno. E sono gli studenti, quelli dei licei classici e scientifici, i più bravi, i principali interlocutori della maratona filosofica che ha preso il via oggi nella splendida quinta di Palazzo Ricci De Dominicis ad Ascea e che vedrà dei focus anche per i docenti di discipline classiche. Già in 150 sono arrivati ieri nella patria del pensiero moderno, da stamani invece al via le competizioni con i liceali in gara, mentre gli insegnanti approfondiranno in maniera multidisciplinare gli autori trattati nella Kermesse 2017. Anche quest'anno si svolgerà il corso di formazione per docenti riconosciuto dal MIUR sul tema tradurre e commentare i classici della filosofia. Il taglio del nastro tocca a Franco Ferrari, ordinario di filosofia dell'Ateneo Salernitano e responsabile scientifico del progetto. In contemporanea Francesca Gambetti, segretario nazionale della Società Filosofica Italiana e coordinatrice scientifica dell'iniziativa, darà il via all'Agone Eleatico.
Ad alternarsi come relatori nella Tre Giorni saranno esperti del rango di Michele Abate, Stefano Poggi, Nicola Lanzarone ed Anna Motta, con un ospite d'onore il 6 maggio, Christoph Helmig dell'Università di Colonia, che terrà la Lectio Magistralis su aporie relative alla dottrina dei viaggi dell'anima nel platonismo imperiale, stimolato da Ferrari e da Giuseppe Cacciatore dell'Università Federico II di Napoli, il presidente della Società Filosofica Italiana di Salerno. Seguirà la premiazione dei vincitori. Sono lieta che anche quest'anno Ascea ospiti Percorsi delle Eccellenze, un evento che ormai sono 6 anni che l'Associazione Achille e la Tartaruga, insieme alla Società Filosofica Italiana Nazionale e all'Università di Salerno, portano avanti su questo territorio, per questo territorio, patria di Parmenide della filosofia eleatica. Anche quest'anno grande partecipazione e quindi grande soddisfazione da parte nostra, più di 60 ragazzi iscritti che arrivano addirittura anche da Udine, e una grande partecipazione anche da parte dei docenti. Abbiamo un corso di ben 30 docenti che quindi abbiamo raggiunto il numero massimo, che partecipano a questa edizione, credo insomma dalle prime valutazioni anche con soddisfazione. Ed ora diamo uno sguardo agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di Gianni Amelio, La tenerezza, con Elio Germano, Micaela Ramazzotti e Giovanna Mezzogiorno. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Che tempo ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Lo scopriamo con il meteo. In collaborazione con Dotolo Mobili e Scavolini, vi invitano a visitare il nuovo centro cucine, bagni e living. Cavolini, la cucina più amata dagli italiani. Dotolo Mobili, 30.000 metri quadri di esposizione a Passo di Mirabella, aperti la domenica. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovasche. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. C'è il calcio in apertura della pagina dello sport. 3 partite per chiudere la stagione. La Salernitana non deve staccare la spina, ma provarci fino alla fine. Tecnico e squadra hanno la possibilità di chiudere in bellezza, in caso di blitz a Carpi, di tenere ancora in piedi il discorso playoff. Nel frattempo, la società è chiamata a programmare il futuro senza indugiare troppo. Non ci sono partite inutili, nemmeno quando, che sia teoria o pratica, non si lotta per un obiettivo concreto. Innanzitutto, quando si va in campo, è giusto e doveroso impegnarsi sempre al massimo, per onorare il campionato, rispettare l'avversario e la maglia che si indossa. Ecco perché la Salernitana non deve mollare, non deve e non può pensare che le ultime 3 partite non abbiano più troppa importanza ai fini della classifica. È vero che la sconfitta col Frosinone ha reso più difficile la corsa playoff e che è possibile che gli stessi non abbiano luogo se gli 8 punti che ora separano terza e quarta diventeranno 10 a fine stagione, ma è pur vero che i Renati hanno 1000 buoni motivi per spingere sull'acceleratore fino alla fine.
al di là della possibilità o meno di centrare l'ottavo posto. Infatti la Salernitana dovrà affrontare la gara di Carpi con la voglia di riscattare la sconfitta beffa dell'andata e con il proposito di tornare a corsare e dunque di conquistare una vittoria in trasferta che manca dal successo di Missura a Pisa. Vincere a Carpi in fondo potrebbe anche riaprire i giochi in ottica playoff, per cui non sarebbe giusto affrontare l'impegno in Emilia in tono dimesso. Anche perché Bollini e la squadra non devono rovinare quanto di buono fatto, specie nella seconda parte di stagione, e dunque conquistare la gran parte dei 9 punti in palio nelle restanti 3 gare sarebbe il modo migliore per congedarsi. Vietato staccare la spina anche perché all'orizzonte c'è il derby con l'Avellino che precederà la gara di Perugia, dove la Salernitana chiuderà la sua stagione e chissà perché mai si dovrebbe aprire e escludere la possibilità che alcuni code soci possano giocarsi qualcosa di importante. Ci sarebbe poi da tirare in ballo la solita solfa di ogni fine di stagione, quindi si potrebbe dire che in 3 partite l'allenatore, i calciatori e lo staff dirigenziale si giocano la conferma o meno, ma non è il caso perché c'è da augurarsi che la programmazione sia già cominciata e che le scelte per il futuro non saranno rimandate a luglio né legate all'esito delle ultime 3 partite. C'è stato già tanto tempo a disposizione per conoscere, capire, studiare, valutare e riflettere. Che la squadra abbia il dovere morale di non staccare la spina è un conto, che la società debba decidere andando oltre i risultati di 2 o 3 partite è un altro. Chiudere bene sul campo è doveroso, avere già in mente strategie e programmi sarebbe un bel passo avanti. In una stagione con pochi acuti c'è comunque qualcosa da salvare, ma soprattutto ci sarebbero tante cose da cui prendere spunto per non ripetere alcuni errori. Le posizioni di Fabiani e Bollini e le valutazioni della proprietà circa il loro operato non dovranno essere influenzate dalle ultime 3 partite e dal loro esito, così come le valutazioni sui calciatori in rosa. Il campo ha già parlato, ora è tempo di programmare il futuro. A Carpi Bollini cambierà ancora registro e modificherà la composizione del centrocampo per via della squalifica di Minala. Proprio il reparto mediano è stata la nota dolente di tutta la stagione. È stato il tema dominante dell'intera stagione, il male neanche tanto scuro, anzi di un'evidenza solare, che ha creato non poche difficoltà. L'emergenza centrocampo non è una novità per la Salernitana e c'è poco da fare. Visto che squalifiche ed infortuni fanno parte del gioco, bisognava pensarci per tempo e dunque attrezzare una rosa più pingue e completa in un settore che viene definito nevralgico e non per mero vezzo. Insomma, a centrocampo la Salernitana ha avuto enormi problemi per tutta la stagione e questo perché c'erano pochi effettivi a disposizione e per giunta anche c'era poca qualità. Busellato, auto dalla gara di Benevento, ha rappresentato una pedina cardine per Bollini e la sua assenza prolungata ha inciso tanto. Prima di lui era toccato ad Dodgers a fuori per circa 3 mesi. I guai fisici di 2 mediani non sono roba da poco, ma alla Salernitana non è mancata solo la corsa, l'intensità, la grinta tipica di chi in mezzo al campo deve correre e sradicare palloni dai piedi altrui, ma sono mancate anche geometrie ed equalità. Se da un lato ci sarebbe stato bisogno di un maggior numero di effettivi, in lista c'è Grillo che non è mai stato utilizzato, perché visti i ritmi della Serie B sarebbe stato opportuno avere più soluzioni in casa, dall'altro ci sarebbe stato bisogno di inserire in rosa un elemento in grado di far girare la squadra e di valorizzare anche le caratteristiche degli altri centrocampisti. Contro il Frosinone la Salernitana ha perso il confronto a metà campo e per la verità anche contro il malandato Bari e Granata avevano denotato difficoltà contro i dirimpettai pugliesi. A Carpi Bollini cambierà ancora per via della squalifica di Minala, al posto del camerunese ci sarà Oger con Ronaldo confermato in cabina di regia e Della Rocca è zitto a contendersi l'altra maglia. In difesa Perico tornerà a destra, Vittante rileverà Vitale a sinistra, in attacco si riparte da Coda, Rosine e Sprocati potrebbero fargli da alfieri. Proprio il lavoro degli esterni d'attacco è spesso determinante per mascherare i limiti della mediana. Il gran lavoro in fase di non possesso degli esterni, capaci di diventare veri e propri centrocampisti di fascia, ha permesso ai 3 schierati in mezzo di coprire meno campo e di restare più vicini fra loro, cosa che non è accaduto lunedì sera contro il Frosinone. Tutto dunque ruota intorno al centrocampo. La Salernitana non è riuscita ad assemblare una mediana di elevata qualità né numericamente adeguata ed ha pagato a prezzo carissimo assenza e cali di forma dei pochi centrocampisti in organico, ripercorrendo in tutto e per tutto le tappe della stagione precedente. Resta da capire perché si sia perseverato nell'errore. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco. Parliamo ora di basket. Domani gara 3 dei play-out in Lega 2 con la Geova Scafati, che deve vincere assolutamente a Forlì per ritornare in vantaggio
sia nella serie sia nel fattore campo dopo aver perso gara 1 al Palamangano. E dunque per la squadra allenata da coach Perdichizzi, domani con inizio alle ore 19:30, appuntamento chiave a Forlì, serve vincere in trasferta almeno una delle prossime due partite, meglio sarebbe tutte e due, per blindare la salvezza. Ora la pallamano, cominciano nel fine settimana i playoff scudetto dopo la final eight di Coppa Italia che è stata amara per la Iomi Salerno, sconfitta ai rigori dal Conversano. La squadra di Cardaci, prima a punteggio pieno nella regular season, dà il via alla sua corsa verso il tricolore sfidando in trasferta domenica Cassano in gara 1. Gara 2 è in programma domenica prossima poi a Salerno, con l'eventuale bella che si disputerebbe ancora alla Palumbo, ma la Iomi forte del 2-0 in campionato con Cassano e con tutte le altre squadre, per la verità, conta di chiudere i giochi in due partite per poi prepararsi al meglio all'attesa finale scudetto, con tutta probabilità contro Conversano, che nell'altra semifinale affronterà Casalgrande. Chiudiamo con il volley, perché è già tempo di futuro in casa P2P Baronissi, con la retrocessione in Serie B2 ormai acclarata da tempo. Purtroppo la società del presidente Monturi riparte subito e riparte da Ivan Castiglio, che era stato chiamato al capezzale della squadernina già nel corso della seconda parte di stagione. Il tecnico peruviano, in passato allenatore anche di Salerno, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione anche per la terza stagione, e l'obiettivo della P2P e di Castiglio è quello di riportare subito Baronissi in Serie B1. Era questa l'ultima notizia del nostro TG Oggi News. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.